Però voglio dire che ho imparato a 39 anni a mettere il latte dentro al microonde come si riscalda. La nostra cassaforte, devi dire. Mi raccomando, la cassaforte che non faccio vedere a nessuno, dillo. Ma no, dai. MTV. Ma dico. MTV, ti portiamo nel regno di mia moglie che non cucina mai. So cucinare, ma cuciniamo poco, cioè cucino poco, lui non è capace a cucinare. No, io ho imparato in 39 anni. Adesso, aspetta, facciamo subito la prova del nome. Okay. Però adesso voglio dire che ho imparato a 39 anni a mettere il latte dentro al microonde come si riscalda. Lui il massimo che fa è prende la tazza, mette il latte e la mette in microonde. Questa è l'unica cosa che sa fare. Poi teniamo le cose per far colazione. Siamo degli accumulatori di cereali, di tazze, quindi ogni posto in cui andiamo compriamo tazze. Il prossimo passaggio compulsivo da collezione sono le calamite per il frigorifero. Qui abbiamo i forni, abbiamo due forni, forno a vapore, forno a microonde. Questo è anche il forno dove lei fa le patate che delle volte le scorda ed escono carbonizzate. Questo è sempre il forno, Questa invece è una porta lavagna, diciamo che questa è la zona bambini, quindi qui loro pasticciano, attaccano calamite, ci fanno disegni. Ah, eccole le calamite! Sapevo che non potevano mancare! E invece questi due qua sono i calendari della settimana e qui mettiamo le stelline in base ai comportamenti dei bambini. Vedi, sono sempre bravi, stelline tutti i giorni. Non si sa come mai ogni giorno aumentano le stelline perché qualcuno gliele dà a caso. Sono bravi i miei bimbi. Ed è giusto che mettiamo le stelline. MTV, solo perché sei tu, ti mostriamo il nostro frigo. La nostra cassaforte, devi dire. Mi raccomando, la cassaforte che non faccio vedere a nessuno, dillo. Ma no, dai. Cosa che non può mai mancare sono le verdure. Perché abbiamo il contadino che ce le porta fresche ogni settimana. Le verdure sono lì da 10 anni, però sì. Sono fondamentali in casa nostra, mi raccomando. Stuzzichini, salumi. Fondamentale, è il latte. Il latte, è vero, il latte è fondamentale perché Antonio senza latte non vive. Esatto. Pranzo, colazione, merenda, cena, sempre latte. Adesso compreremo una mucca così. Sì, avevamo notato una certa passione di Antonio per il latte. Lo sa perfino mettere nel microonde.